È la fine dell'Ottocento. Alcuni cinofili tedeschi, tra cui Sparwasser e Wachsmuth, temono che la progressiva scomparsa della pastorizia in Germania faccia estinguere i cani da gregge e con loro un antico e prezioso patrimonio genetico. Decidono allora di creare un nuovo cane da guardia, difesa e compagnia, utilizzabile anche in una civiltà industriale. Il punto di partenza saranno i soggetti che fino ad ora hanno lavorato con le pecore. Essere un buon cane da lavoro significa essere contemporaneamente bello, nel senso cinotecnico della bellezza funzionale, e bravo, ovvero dotato di grande equilibrio e temperamento. E qui purtroppo cominciano i problemi, perché l'allevamento moderno, nel tentativo di ottenere un cane troppo bello e troppo bravo, ha finito per crearne due diversi. Oggi i grandi cani da lavoro vanno dal passabile al decisamente brutto, mentre quelli da ring spesso peccano dal punto di vista caratteriale. Ora, se è vero che questo dualismo rischia di rovinare la razza, è anche vero che indietro non si torna. Nessuno è disposto a rinunciare ai risultati ottenuti nell'uno o nell'altro campo, anche perché sono risultati di assoluta eccellenza. Il pastore tedesco deve essere un cane docile. La docilità è la capacità di accettare spontaneamente l'uomo come capobranco e quindi il desiderio naturale di obbedire al padrone, di imparare da lui, di poter contare su di lui. Non può esserci docilità, però, se a monte non c'è la sociabilità, e cioè la capacità del cane di considerare l'uomo come un suo conspecifico. Il pastore tedesco deve avere sociabilità altissima e ottenerla è soprattutto compito dell'allevatore, che dalla quarta all'ottava settimana di vita dovrà toccare i cuccioli, farsi annusare, giocare con loro. Questo processo si chiama imprinting ed è di importanza vitale. Un cane senza imprinting è inevitabilmente un cane asociale e inaddestrabile. Ovviamente ai soggetti da compagnia non si chiederanno le stesse prestazioni di un cane da gara, ma basta un semplice corso cane padrone per capire meglio la sua psicologia e per dargli modo di esprimere le sue potenzialità. Potenzialità altissima, ricordiamolo, perché il pastore tedesco è il cane più eclettico del mondo. È perfetto in qualsiasi ruolo, da quello di cane guida per non vedenti, che richiede un estremo autocontrollo, a quello di cane antiscippo, che solitamente si addice a cani più nervosi e mordaci. Ma come può un cane solo riunire doti tanto diverse? La risposta parte dal processo di domesticazione del cane e dal concetto di neotenia, che è il mantenimento di alcune caratteristiche giovanili anche in età adulta. È un concetto piuttosto complesso, che possiamo riassumere così. Un cucciolo, anche selvatico, non è autosufficiente, quindi è facile renderlo dipendente dall'uomo. Anzi, è quasi impossibile toglierselo dai piedi. Al contrario, è quasi impossibile instaurare questa dipendenza in un adulto che non ha bisogno di nessuno per sopravvivere. Per questo motivo, la domesticazione del lupo, fin dai tempi più antichi, si è ottenuta fermando il suo sviluppo psichico all'età giovanile, attraverso un lungo processo di selezione. Il pastore tedesco è un eterno cucciolone e quindi dipende da noi, ma anche una buona disinvoltura nei confronti del mondo. Inoltre, cosa importantissima, è in grado di capire e rispettare le regole gerarchiche all'interno del branco, che nel nostro caso è rappresentato dalla famiglia. Per questo può svolgere qualsiasi lavoro, purché ovviamente sia allevato, educato e addestrato in modo corretto. Si potrebbero dire ancora mille cose sul pastore tedesco, ma ormai dobbiamo concludere il nostro piccolo viaggio e lo facciamo osservando alcuni soggetti al lavoro. Ricordiamolo sempre. Il gioco è l'unica chiave per arrivare al cuore del pastore tedesco. Attraverso il gioco lui impara ad eseguire ogni tipo di esercizio ed è per questo che è fondamentale far giocare il cucciolo fin dalla più tenera età. Palline, stracci, salsicciotti saranno i nostri strumenti di lavoro e il nostro pastore tedesco, divertendosi, si legherà sempre più a noi fino a darci le grandi soddisfazioni che fanno di lui la vera grande star del mondo canino.